Partita oggi a Torre del Greco la campagna vaccinale nei locali della Santissima Trinità, concessi dall'amministrazione comunale all'ASL. Dopo la denuncia della SPI CGIL raccolta ai microfoni di TV City sulle difficoltà degli over 80 di raggiungere i centri vaccinali di Pollena e Gragnano e la necessità di avere un punto vaccinale sul territorio, l'azienda ha velocizzato le procedure. Presenti all'apertura il sindaco Giovanni Palomba e la consigliera regionale Loredana Raia. Intorno alle 11 sono arrivate le prime dosi di vaccino scortate dagli agenti della Polizia Municipale. Il centro sarà attivo tutti i giorni su due turni, 8.14 e 14.20, tranne il sabato, quando l'apertura sarà solo mattutina. È la prima sede comunale che dà la possibilità all'AS con i medici di base di iniziare con i vaccini. Si inizia come protocollo dagli ottantenni e poi pian piano speriamo quanto prima di dare la vaccinazione a tutti i cittadini di Torre del Greco. Importantissimo, si parte dall'auditorium intitolato ai quattro ragazzi del Ponte Morandi, il vaccino è vita e quindi con questo gesto noi diamo la possibilità prima o poi di risolvere quello che è il problema della pandemia a Torre, ma io spero nel mondo, che è la cosa più importante. Questa città necessitava di un centro vaccinale come Pollena e Gragnano. Assolutamente sì, abbiamo lavorato molto in queste settimane per realizzare questo obiettivo. Stamattina siamo partiti con gli ultra ottantenni che erano già presenti nella piattaforma che abbiamo messo a disposizione come Regione Campania per la registrazione e la prenotazione. È stata una bella emozione quando sono arrivati i vaccini scortati dai vigili urbani, c'è stata anche la benedizione del parroco. Insomma, devo dire che è stato un momento molto toccante, perché sappiamo tutti che l'unico rimedio alla pandemia da Covid-19 è la vaccinazione di massa. Siamo partiti qui a Torre del Greco, contiamo di implementare sempre di più le vaccinazioni quotidiane, perché con il presidente De Luca nella conferenza Stato-Regioni abbiamo ribadito ancora una volta che le dosi destinate alla Regione Campania devono aumentare considerevolmente in termini di numeri. Non stiamo lavorando su due ipotesi di lavoro, che è quella del vaccino russo Sputnik, del quale Regione Campania ritiene di volersi approvvigionare, e quindi c'è un'interlocuzione in atto, e anche l'ipotesi di poter realizzare in loco un nostro vaccino.